Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria. Da un breviario del 1925, amore, pace e gioia, nel mese consacrato al Sacro Cuore di Gesù, riportiamo una serie di letture secondo Santa Geltrude. Qui si parla della vita di ringraziamento, soprattutto dopo l'Eucaristia e comunque durante le visite eucaristiche. Ecco, facciamole più spesso. Un giorno Santa Geltrude, durante la Santa Messa al momento dell'elevazione, si offerse in ringraziamento per tanti benefici da lui ricevuti e comprendendo poi che in quell'offerta doveva unirsi ai sentimenti del cuore di Gesù, si prostrò con la faccia per terra e disse al Padre Celeste: «M'offro con Gesù per tutto quello che può contribuire meglio alla vostra gloria». Tosto il Salvatore venne a prostrarsi al suo fianco dicendo: «Io e quest'anima siamo una cosa sola». Al sentire queste parole, Geltrude rispondeva a Gesù: «O Signore, anch'io sono tutta vostra». Ed il Salvatore continuava: «Mi sono così strettamente unito a te col vincolo dell'amore che non posso vivere felice senza di te». Anima Eucaristica. Volete che Gesù si delizi in voi? Volete contribuire alla sua felicità e tributargli una gratitudine perfetta? Abbeveratevi al suo calice, a quel calice al quale egli beve per primo e che tuttora vi offre come prova della vostra amicizia. Condividete i dolori e le tristezze del suo cuore divino, vero calice d'amarezza di cui Gesù vuole riversare la sovrabbondanza nel cuore dei suoi amici fedeli e sinceri. Bisogna che la nostra riconoscenza giunga fino a questo punto. Gesù ci ha amati con l'amore più sincero e serio, con amore sollecito e tenero, costante, perché ha bevuto a larghi sorsi al calice delle amarezze e delle umiliazioni. Il nostro amore deve assomigliare al suo e la nostra riconoscenza gli deve un eguale ricambio. Ringraziamenti per tutti. Già in molti punti abbiamo mostrato Santa Geltrude preoccupata di compiere in nome di tutti il dovere della riconoscenza ed abbiamo visto come ringraziando per i santi ella ci insegna ad appropriarcene i meriti e le virtù. Quindi la Chiesa ci invita a questa pratica quando la vittima eucaristica sta per scendere sull'altare, la consacrazione, quando avviene la transustanziazione. Con essa, così grande e così dolce, vuole dappertutto e sempre dire il suo grazie caldo e santo al Signore. E questo è anche l'ardente bisogno dell'anima eucaristica, la quale si sente come oppressa dalla gratitudine e le pare che tutta l'eternità non sarà abbastanza lunga per stebitarsi con Dio. Quindi non solo gli consacra giubilando tutta la sua vita, ma convoca i fratelli per aiutarla ad offrire continuamente al Signore l'inno della riconoscenza. Esclama Geltrude: «Impotente, o Signore, a benedirvi quanto vorrei! Chiamo in mio aiuto tutte le creature e vi prego a colmare dei vostri benefici tutti coloro che mi aiuteranno, non fosse che con un sospiro a pagare i miei debiti di gratitudine». Per questi santi ardori della sua riconoscenza, ella ottenne che fino alla consumazione dei secoli, chiunque, anche peccatore, avrebbe ringraziato Dio per Geltrude, non avrebbe terminato la vita presente senza che Dio l'abbia convertito o guidato a più perfetta santità. Ripetiamo queste parole: «Impotente, o Signore, a benedirvi quanto vorrei, chiamo in mio aiuto tutte le creature e vi prego a colmare dei vostri benefici tutti coloro che mi aiuteranno, non fosse che con un sospiro a pagare i miei debiti di gratitudine». «Per tutti i vostri benefici», esclama Santa Geltrude, «o amatissimo Dio,
che siete tutto tenerezza per gli uomini. Vi offro i miei ringraziamenti in unione di ringraziamento reciproco che si fanno le adorabili persone della Santissima Trinità, in unione ai ringraziamenti di Gesù e a quelli di tutte le creature ragionevoli ed inanimate. O Gesù, che tanto io t'amo, degnatevi di compiere voi stesso in me questo mio dovere in tutta l'estensione della giustizia. Lodate il vostro Padre in me e per me, con tutta la potenza della divinità, con tutto l'amore della vostra umanità ed in nome dell'intero universo vivente. Poi ella convoca le creature tutte a cantare con lei l'inno del ringraziamento, servendosi dei salmi e delle lodi, che così ben esprimono quei sentimenti, e vi aggiunge quello che la maggior gratitudine può ispirare di vivo e di tenero. A questo scopo serve mirabilmente il libro degli esercizi di Santa Geltrude, ove si trova un esercizio speciale proprio per il ringraziamento. Vi portiamo qui i tre punti. I tre frutti del ringraziamento. Nella pratica del ringraziamento si trovano tre miniere inesauribili di ricchezze spirituali che l'anima eucaristica può sfruttare per sé, per i familiari, per gli amici, anche per la conversione dei peccatori e per il trionfo della Santa Chiesa. Primo, chiunque ringrazia Dio per le grazie accordate ad altri e spera riceverne di somiglianti le otterrà. Secondo, ringraziando Dio per tutte le grazie che gli altri non hanno voluto gradire, meritiamo di riceverle noi stessi e profittiamo del consiglio evangelico: raccogliete quello che altri hanno lasciato perché non vada perduto. Terzo, ringraziando Dio per tutte le grazie di cui altri non hanno saputo far buon uso: croci, sacrifici, disgrazie, contraddizioni, eccetera. Noi ce le appropriamo come se ne facessimo ottimo uso noi stessi per amore del cuore di Gesù. E quindi nel ringraziamento Gesù desidera ancora più manifestare la riconoscenza che riceverla. Lasciamolo fare, dice Santa Geltrude, lasciamolo colmarci di grazie, perché il nostro cuore possa fare per lui molto e molto di più, perché egli abbia in eterno la gioia di esprimerci la sua riconoscenza. Secondo, i miserabili, come gli infelici, hanno uno slancio di gratitudine più vivo. Rallegriamoci dunque della nostra estrema miseria, della nostra povertà, che darà maggior risalto allo splendore dei benefici di Gesù e ci spingeranno ad una riconoscenza sempre più vera. E infine, siamo fedeli sempre al dovere dolcissimo del ringraziamento. Andiamo a far visita a Gesù che ci aspetta. Inginocchiamoci, dice Santa Geltrude, durante la messa, durante la consacrazione, all'Agnus Dei. È lì che Gesù, l'agnello, si offre, si è offerto per noi, ed è lì vivo e vero, presente in corpo, sangue, anima e divinità. Ogni volta che nella messa sentiamo queste parole, compiamo tal dovere con tutto il cuore, domandando la grazia di farcene un'abitudine perenne, la nostra gloria eterna. Sia lodato Gesù Cristo.